In questo e nei video seguenti spiegheremo le tre leggi di Keplero. Partiamo quindi dalla prima legge di Keplero, che è quella che determina la forma dell'orbita. Si sono succeduti nel tempo tre principali sistemi planetari, diciamo, visioni del sistema solare: quella di Tolomeo, quella di Copernico e quella di Keplero. Quella di Tolomeo metteva la Terra al centro e tutti i corpi celesti conosciuti, più le stelle, che ruotavano attorno alla Terra in orbite perfette, circolari, diciamo, una forma perfetta come quella della circonferenza. Quindi avevamo la Luna, avevamo Mercurio, Venere, il Sole messo in mezzo ai pianeti, Marte, Giove e Saturno. Questi sono, diciamo, i pianeti che possiamo vedere a occhio nudo, più la Luna e il Sole, ovviamente. E poi le stelle all'esterno. La visione di Copernico invece ribaltò completamente l'idea. Nel modello copernicano è il Sole che sta al centro e poi abbiamo i cinque pianeti in sequenza, quindi Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove e Saturno e poi le stelle all'esterno, ma le orbite restano circolari e il tentativo di Copernico di spiegare le sue osservazioni con orbite circolari non era andato a buon fine, diciamo, contrastava abbastanza con quello che osservava del movimento dei pianeti. La spiegazione a questa incongruenza fu data tempo dopo, quindi da Keplero, che invece sostituisce le orbite circolari con delle orbite. Quindi, nella visione di Keplero, le orbite dei pianeti non sono dei cerchi, ma sono delle ellissi, quindi della specie di ovali, in questo modo, con questo modello, si riesce a spiegare molto bene le osservazioni astronomiche. Quindi questo modello è ancora oggi quello che spiega meglio, diciamo, il movimento dei pianeti. Ma vediamo che cos'è, qual è la differenza fra un cerchio, una circonferenza e un'ellissi. Perché questo implica delle importanti conseguenze per quanto riguarda il moto dei pianeti. Con questa app possiamo costruire le circonferenze e le ellissi. Allora, partiamo dalla circonferenza. Qui abbiamo due punti coincidenti, vedremo poi perché non abbiamo messo semplicemente centro della circonferenza, perché poi ci serviranno per fare le ellissi, F1 e F, che quindi hanno la stessa distanza da questo punto P. I punti P sono tutti punti, quindi equidistanti da questo centro, che è il centro della circonferenza. Quindi in qualsiasi punto, mettiamo che questo sia un pianeta che sta su P, in qualsiasi punto dell'orbita, questo pianeta starà sempre alla stessa distanza dal centro della circonferenza. Ma che succede se io allontano questi due punti virtuali F1 e F? Se io allontano questi punti virtuali F1 e F, se il punto P continua a muoversi attorno a questi due punti, non si troverà mai alla stessa distanza da F1 e alla stessa distanza da F, diciamo, in tutti i punti del suo moto. E in effetti la figura che viene, se la guardiamo, è un cerchio un pochettino schiacciato, quindi un ovale. Facciamolo un po' più grande per vederlo meglio, quindi allarghiamo la distanza. Questo ovale che abbiamo costruito si chiama ellissi, ma come faccio a individuare i punti che sono su un'ellissi o su un'orbita ellittica? Bene, per i punti che sono su un'ellissi e su un'orbita ellittica vale questa relazione e per questo adesso vediamo perché abbiamo mantenuto queste lettere F e F1. Allora, i punti che appartengono all'ellissi sono tutti i punti per cui vale questa relazione matematica, cioè PF1, cioè la distanza del punto dal punto F1 che si chiama fuoco, più PF più la distanza di questo punto dal secondo fuoco dell'ellissi è sempre costante. In questo caso, con questo valore di A, è sempre 7,2. E in effetti vediamo che in qualsiasi punto delle ellissi cambiano continuamente le distanze da F1 e da F, ma la somma delle due distanze resta sempre costante. Variando questo parametro, posso allontanare sempre di più i fuochi e posso aumentare quella che si chiama l'eccentricità dell'ellisse, cioè lo schiacciamento dell'ellisse. Infatti, se adesso provo a fare un'ellisse, vedo che è molto più schiacciata rispetto
all'altra, ma non cambia comunque la legge fondamentale dell'ellisse, cioè la somma di quelle due distanze sarà uguale sempre a 7,2. Ma diciamo la differenza fra le distanze tra l'una e l'altra adesso è molto più marcata. Vediamo adesso come applicare questa cosa alla prima legge di Keplero. Qui abbiamo un simulatore delle leggi di Keplero. Allora, questa è l'orbita del pianeta Mercurio, quindi i parametri orbitali sono quelli di Mercurio. Abbiamo il Sole, abbiamo Mercurio, questo qui che sta ruotando attorno al Sole. Ci manca da determinare i parametri delle ellissi. Quindi intanto individuiamo l'altro fuoco, individuiamo il centro dell'ellisse. Il centro dell'ellisse è dato dal punto di intersezione fra l'asse maggiore dell'ellisse, che è questa, quella che contiene i due fuochi, e l'asse minore dell'ellisse, che è quella perpendicolare. Allora, come è formulata la prima legge di Keplero? Allora, l'orbita dei pianeti ha una forma ellittica e non circolare, e questo l'abbiamo detto. Ma non si limita a dire questo. Se io sposto questo pianeta, mi accorgo che il Sole occupa uno dei due fuochi, F1, quello visto in precedenza, mentre l'altro fuoco è vuoto. Quindi la prima legge di Keplero ci dice chiaramente che le orbite che i pianeti descrivono intorno al Sole sono ellittiche e il Sole occupa uno dei due fuochi. Che vuol dire questo? Vuol dire che siccome il Sole sta in uno dei due fuochi e comunque siccome l'orbita è un'ellisse, il pianeta non starà mai alla stessa distanza dal Sole. Quindi man mano che io ruoto questo pianeta, vedo che sotto mi cambiano i valori delle distanze da due fuochi. Quello che vi resta costante è ovviamente la somma di queste due distanze, che è uguale praticamente al doppio del semiasse maggiore dell'ellisse, cioè al semiasse maggiore dell'ellisse. Questo sarà sempre 0,774 per quanto riguarda Mercurio. Ma ci saranno due punti fondamentali, uno è questo, in cui Mercurio si trova alla minima distanza dal Sole, perché R1 ha raggiunto il valore minimo, 0,307 AU. E ci sarà un punto in cui Mercurio si troverà alla massima distanza dal Sole, per cui R1 raggiunge il suo valore massimo, che è 0,467. Ma la distanza media comunque di Mercurio dal Sole resta sempre costante e è data da 0,387 AU. Che cos'è un AU? Lo vediamo immediatamente se sostituiamo a Mercurio, sostituiamo la Terra. Ecco, per quanto riguarda la Terra, questo AU, cioè la distanza media dal Sole, equivale a un valore di 1. Quindi è il nostro metro di riferimento per quanto riguarda le distanze del Sistema Solare. Non possiamo misurare le distanze nel Sistema Solare con i chilometri, cioè lo possiamo tranquillamente fare. Io posso dire che la Terra sta a 149 milioni e 600 mila chilometri di distanza media dal Sole, ma sono dei numeri effettivamente poco maneggevoli. Per cui che cosa hanno fatto gli astronomi? Hanno preso la distanza media della Terra dal Sole, cioè 149 milioni e 600 mila chilometri, e l'hanno presa come metro di riferimento e l'hanno chiamata AU o UA. UA in italiano, cioè unità astronomica, AU in inglese, cioè Astronomic Unit. Quindi la Terra sta a una unità astronomica dal Sole per definizione, perché è il nostro metro di riferimento. Tutti gli altri pianeti li posso confrontare molto velocemente con la distanza della Terra e rendermi conto quanto stanno più vicino o più lontano dal Sole. Per esempio, quindi so che Mercurio sta molto più vicino al Sole rispetto alla Terra, perché la sua distanza dal Sole è 0,38, quindi poco più di 50 milioni di chilometri dal Sole, diciamo, in media. Posso vedere che Venere invece è più vicina alla Terra che al Sole, perché la sua distanza dal Sole è poco più di 100 milioni di chilometri, ma la sua distanza dalla Terra è soltanto 0,28 unità astronomiche, quindi meno di una quarantina di milioni di chilometri. Posso vedere che Marte, questa è la Terra, posso vedere che Marte
è abbastanza più distante della Terra dal Sole, perché è una unità astronomica e mezza, quindi è il 50% più, di distanza più lontano dal Sole. Ma appena passo i pianeti gassosi la cosa è ancora più evidente, perché Giove, ad esempio, il primo dei pianeti gassosi, sta 5 unità astronomiche e 20 dal Sole. Cioè, se unità astronomica è 150 milioni di chilometri, Giove sta a 750 milioni di chilometri e passa. Saturno sta a quasi 10 unità astronomiche, quindi quasi 1,5 miliardi di chilometri dal Sole. Urano a 19,2 e Nettuno, l'ultimo pianeta, a 30 unità astronomiche. Qui in questo simulatore c'è anche Plutone, ma Plutone, ricordiamo, non è più un pianeta, ma Plutone è lontanissimo dal Sole, a 40 quasi unità astronomiche dal Sole. Allora, poi un'ultima considerazione da fare su questa legge di Keplero è che, quindi, l'ellisse, l'eccentricità dell'ellisse è data dalla distanza dei due fuochi, e qui vediamo che i due fuochi non sono effettivamente molto distanti. Ma se andiamo a vedere la Terra, la cosa è ancora meno evidente, perché i due fuochi della Terra, questo è quello dove sta il Sole e questo è l'altro fuoco, sono quasi coincidenti. Questo che vuol dire? Vuol dire che sì, l'orbita della Terra è un'ellisse, ma un'ellisse ha una bassissima eccentricità, quindi molto poco pronunciata. Per cui ci saranno sempre dei punti, il punto in cui la Terra è più vicina al Sole chiameremo perielio, e ci sarà sempre il punto in cui la Terra è più lontano dal Sole che chiameremo afelio, ma questi due punti non si discostano molto l'uno dall'altro. Mentre per quanto riguarda Mercurio, diciamo, la loro distanza è molto più evidente e l'eccentricità dell'ellisse è più alta. Questo parametro ci dà l'eccentricità dell'ellisse. Più è alto, se io adesso lo cambio a piacimento, e più l'ellisse si schiaccia. Quindi posso portarla a dei valori estremi che non esistono nel sistema solare. Se io questo parametro lo porto a zero, la mia ellisse mi diventa un cerchio e quindi R1 mi diventa uguale a R2. Quindi, ricapitolando, prima legge di Keplero, orbite, forma dell'orbite dei pianeti, e i pianeti descrivono attorno al Sole delle orbite ellittiche delle quali il Sole occupa uno dei due fuochi. Ci sono due punti fondamentali: il perielio, quando il pianeta è più vicino al Sole, l'afelio, quando il pianeta è più lontano dal Sole.